Cioè il nostro Simone, non lo disturbiamo, sta guardando la fine del nostro corto. Caro Simone, intanto ti chiedo un commento a caldo, che è veramente caldo già a Pistoia, sul nostro corto. Devo dire, bravo Armando, bravo. Cioè, bravi tutti quelli che hanno partecipato e diciamo in poco si parla di una città che sembra tranquilla, ma all'epoca ha tanta storia, tanti problemini. Qui siamo anche vicino a Via Abbi Pazienza, dove qualche litigio sembra sia avvenuto. Senti, abbiamo visto dei bellissimi spadoni, non so come si chiamano, usati a due mani. Tu sei la Rotino di Pistoia. Quindi quelli, ora fortunatamente quelli non si arrotano più perché non sono più in uso, però diciamo che si arrota tanti coltelli per farli mangiare, quindi per mangiare una buona bistecca e per motivi più pacifici, diciamo, via, per cose più tranquille. Ecco, nel corto si parla di San Jacopo, il simbolo e la conchiglia. Il corto è stato interpretato anche da Gianni De Magistris e ha avuto il piacere e la bellezza di consegnargli un bellissimo coltello a Priostrica. Grazie. Che hai fatto. Una cosa unica, fra l'altro con gli olivi delle nostre terre, quindi insomma veramente abbiamo unito il mare di Santiago con il territorio pistoiese. Certo. E poi è legatissimo, no? la storia cioè le terre, cioè appunto dei piatti più gustosi, poi alla fine cose si legano, cioè fra terra e mare. Mare e monti. Mare sì. E monti è un classico. Senti, e nel 2020 fare la Rotino cosa vuol dire? Allora, fare la Rotino nel 2020 è una soddisfazione da una parte, perché comunque sia un mestiere. Tante persone più anziane, cioè, che passano e vedono che c'è ancora la Rotino, si trovano come di fronte a una cosa molto particolare, che poi in realtà non è, perché comunque sia coltelli si utilizzano tutti i giorni, appunto si può utilizzare forbici da poto, cioè tutto quello che è ferri da taglio, diciamo. E quindi diciamo, dà la soddisfazione di continuare un mestiere che comunque in pochi o quasi nessuno ci ha portato avanti. Pistoia penso che non ce ne sia altri, ecco. E oltre a quello poi c'è la passione vera e propria, che è quella di fare coltelli però fatta a mano, e diciamo che è più uno sfizio che un lavoro, perché richiede molto tempo, richiede passione, ecco. Quindi diciamo non sarebbe quasi improbabile improntare un mestiere solo sul coltello fatto a mano, quindi la Rotino diciamo viene come aiuto tutti i giorni appunto a incrementare appunto anche gli incassi, cioè proprio diciamo mi danno la possibilità di fare sia quello che l'altro, e quindi la soddisfazione poi alla fine si ritrova sia appunto sul coltello che tu crei, ma anche su un buon coltello che ti porta il cliente, che è da affilare, che è da restaurare tante volte, perché sono lasciati lì, insomma, sciupati, trattati male. E quindi diciamo si fa un po' di tutto, dai, una cosa mi dà soddisfazione. E con questi ultimi anni si è sviluppata la passione per la buona tavola. E ci sono tanti chef, chi è improvvisato a casa, certo. Chi invece è uno chef di livello anche top, e tutti cercano i ferri del mestiere. E ovviamente preferiscono averli fatti da un artigiano piuttosto che mettere la plastica, certo, o il prodotto industriale in un bellissimo piatto. È vero, è vero. E noto che diciamo c'è tanti appassionati, appunto quello che a casa si improvvisa chef, che riscopre proprio il piacere appunto della cucina, della buona cucina, e dell'utilizzo appunto di questi coltelli che diciamo danno soddisfazione se hanno una certa qualità, una buona dose di taglio, e
come fa un giro su una Ferrari o farlo su una 500, insomma, la differenza c'è. Per fare le cose ci vuole la giusta arte, ma anche i giusti strumenti. Certo, certo, certo. Come d'altra parte in tutti i mestieri, cioè, non c'è il buon contadino, diciamo, che assiste il buon cuoco nella preparazione dei piatti, e più che altro una sua soddisfazione, utilizzare un oggetto che comunque, insomma, funziona bene, diciamo. Quindi ne trovo tanti, ecco, di persone che cercano di magari mettendo da parte qualche soldo, perché ovviamente il coltello ci vuole 30 ore per farlo, costa di più di un coltello industriale. Però in tanti, piano piano, mettono un po' di gruzzoletto e poi acquistano un coltello alla volta e si fa l'assortimento. Preciso, preciso. Perché poi trattati bene durano una vita, quindi passeranno di generazione in generazione. Senti, prima di lasciarti ti chiedo una curiosità. La cosa più strana che hai fatto come coltello, come coltello, oddio, la priostica è una cosa che appunto non avevo mai fatto, perché appunto è un oggetto che in realtà però poi si è rivelato più sì particolare, ma di utilità elevata, cioè, quindi esatto. Senza di quello non si può mangiare quella cosa lì, quindi e poi altre cose strane non so, ecco, coltelli per la gran parte d'Italia sarà strana, coltellini da innesto, cose un po' particolari, qualcuno l'ho fatto, oppure coltelli da cazzolaio, da comunque per lavorare il cuoio, per andare delle forme un po' più particolari, un po' più strane, e poi niente, poi c'è tutte le richieste varie, detto, il panorama della cucina lì ce n'è mille, e qualcosa insomma si è fatto, però, dallo chef allo spelucchino, insomma. Benissimo. Beh. E quindi niente, donne, se lo cercate la rotina non passa in Vespa, ma è in via Sant'Andrea. È vero, sì. Ciao. Ciao, grazie Armando.